Benvenuti a Reunion at Home, io sono Spizzi e oggi vi introdurrò una piccola sequenza di break-in. Direttamente se siete sul sito, se siete su YouTube, potrete trovare il tasto per le donazioni, se siete su YouTube lo trovate in basso, se siete sul sito lo trovate in alto. Questo video sarà scomposto in più parti in modo tale che potete vedere più volte, se volete, le parti lentamente e mentre le spiego nel dettaglio, oppure velocemente per vedere un po' più la dinamica. E possiamo iniziare? Allora, ok, partiamo da in piedi. Allora, partiamo con la gamba sinistra che dà un kick, poggia e avanti. Ok? Da qua, la gamba che sta avanti, in questo caso la destra, fa doppio kick in aria e pa, salto in avanti con la gamba sinistra e la gamba destra va dietro. Da qua, ora riporto avanti la gamba destra, ok? Poggio la gamba destra e la sinistra si mette dietro al ginocchio. Da qua poi passa avanti per cambiare la posizione. Cercate di fare questi passaggi un po' come fossero dei freeze. Boom boom cha, boom boom freeze, 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 freeze. Ok? 5, 6, 7, 8. Boom boom cha, boom boom cha, boom boom cha. E da qua adesso gioco con il bacino, twist e twist. Ok? Quindi sto qua, faccio pu, pu, pa. Da qua gioco con il tallone, completamente l'attenzione sta sul tallone, sul piede, non faccio niente con il corpo, zi, zi, ca. Quando torno però da un impulso e mi gira tutto il bacino, così, ok? Quindi ho fatto ta, pu, pu, pa e cla. Ok, quindi la rotazione mi porta a terra e mi fa scavalcare la gamba sinistra sopra, attenzione, guardate, io scavalco il ginocchio e la coscia, mi incastro così. Da qua mi sciolgo girando, ok? E stendendo la gamba destra. Cambio la posizione, il peso, mi metto qua dritto, cambio il peso con il braccio, sto sul destro, faccio il sisi per chi non lo conoscesse è questo passo, mantengo questa posizione, piede sulla mezza punta, mano questa qua si mette sotto la mano che già ho a terra, boom, e do un calcio sollevando il bacino in modo tale che non cado poi. Ok? Da qua, ve lo faccio vedere lateralmente, ne faccio due a scendere. A scendere nel senso che il primo lo faccio normale, il secondo lo faccio scendendo con il gomito, pa, e il terzo, attenzione, pa, vado sulla spalla. Però il terzo lo mozzo, nel senso che pa, faccio mezzo dolphin, ok? Ma sarà proprio minimo, minimo, minimo. Attenzione al gioco delle braccia, quindi è ta, ta. Da qua non buttatevi, ma accompagnate facendo ruotare il braccio dentro, ok? Questo è molto più delicato, cioè non vi... sicuramente non causa problemi alla spalla e non vi fa male. Ok, questo è un modo per scendere un po' più lentamente e un po' più delicati. Quindi ho fatto pa, pa, sha, ta, pa. Allora, infilo ginocchio destro e stendo la gamba sinistra. Questa gamba sinistra è un impulso. Faccio ta, calcio e mi fa partire qua. Ok, quindi calcio, spingo. Ho cambiato la posizione delle ginocchia, vedete? È come se con questa qua ho scalciato via la gamba destra che si è messa in piedi. Da qua peso completamente sulla destra, giro, ruoto sulla stessa gamba. Da qua crossover, crossover è questo qui, calcio e giù, ok? Calcio e giù. Però da qua faccio una variante, calcio e tallone, twist. Il twist avviene che il piede destro lo impunto sul tallone e giro la posizione delle gambe, cambio la posizione delle gambe, adesso ho la sinistra dietro. Adesso faccio il contrario, qua rimango sul piede sinistro e ta, e riporto il tallone destro avanti, ta, quindi ne faccio due, uno e uno, due, ok, non lo faccio completo, quindi ne faccio uno e mezzo, per poi fare scavalco, per poi fare scavalco, e poi rifarlo dall'altra parte, ta, 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 ok?
Da qua continuo. Allora, questo è, fate finta di essere, di fare karate. Wah! Cha! Ok, di essere un po' Bruce Lee. Quindi wah! Cha! Da qua ritorno. Calcio e cha! Ok? Questo mi ha fatto caricare questo passo per lanciarmi con il braccio destro al posto del sinistro. Ta! Ve lo faccio vedere. Allora, ve lo faccio vedere come posso dire, in maniera facile, ok? Un po' più delicato. Poi lo facciamo un po' più dinamico, un po' più acrobatico, diciamo. Allora, qua sarebbe che il braccio destro va al posto del sinistro e scavalco di qua, vedete, mi ritrovo in questa posizione qua, lateralmente. La gamba destra, pa, sale sopra, ok? Mi raccomando, quando fate questi passa questi hook qua, si chiamano hook, uncini, se li fate, allora, non andremo a farne uno così, però se si fanno da qua, il ginocchio deve stare bene a aggrapparsi alla caviglia. Se li fate in alto, il tallone deve stare sopra il ginocchio. Mi raccomando, non fate mai cose del genere perché è sbagliato. Qua, tallone sopra il ginocchio. Questa è la figura corretta. Sarebbe un 4. Ok? Quindi, allora, eravamo a boom, boom, ta, ta, ta. Pum, pum, ta, ta, ta. Calcio e cia. Boom, boom, cia. Da qua, pa, pa, pa. Ok? Questo è facile. Quindi ho fatto un cha, un cha, un cha. Se lo volete fare un po' più acrobatico, fate tutto questo saltato. Pa, ok? In un unico movimento, che è pure più bello, quindi impegnatevi. In un unico movimento. Pa! Da qua gioco con il piede destro che va sotto il ginocchio sinistro e poggio la mezza punta. Ok? Cercate di non toccare col ginocchio. Mezza punta. E da qua ho steso la sinistra. Cambio sulla destra. Ciao! Questo è il tricep frontale. Tricep frontale sarebbe sinistra, destra. Quindi cambio braccio, cambio gamba e cambio braccia. Da qua twist col bacino e apro le gambe. Mantenendo però il focus che è dritto davanti a me. Il petto e la testa deve guardare davanti, ok? Se magari volete all'inizio imparare un po', impararvi bene questo passo, potete fare pure che girate tutto il corpo, ok? Però se lo vogliamo fare frontale, boom, boom, pa, perché poi devo ritornare con la stessa gamba, riandare dall'altro lato. Adesso invece che farlo normale facciamo una piccola variante. Prendo il piede. Allora, di base c'è questo, solo che cosa ho fatto? Ho alzato il piede sinistro e l'ho preso. Tutto questo in un unico movimento. Bu, bu, pa. Ritorno, ok? Torna la gamba. Da qua, il six-step. Conoscete il six-step? Six-step è questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio solo due passi. 1, 2. Da qua vado per fare il terzo, quindi poggio la mano, ma la gamba destra non va a fare il terzo passo, ma va a appoggiarsi da questo lato, ok? Ora, per farvelo vedere, vi faccio vedere dove si posiziona, però non poggio la mezza punta, ma poggio completamente il piede a terra e mi siedo sul tallone. Da qua, allora, che cosa succede? Perché poi lo facciamo di spalle. Succede questo. La sinistra si apre, la destra va dentro, ok, esce fuori. Da qua vado a cambiare il peso e mi siedo adesso sul piede sinistro. Quindi tutto questo, pa e pum pum pa, da qua inizio a strusciare sempre le gambe. Ok, quindi non c'ho più i piedi a terra, ma li struscio a terra. Ta, ta, e mi siedo su quell'altro. Si vede? Poi tanto comunque c'è la sezione che potete rivederle quante volte volete, i movimenti fatti piano, in modo tale che potete osservare ogni piccolo dettaglio. Da qua adesso giochino con stesso braccio, stessa gamba, prendo il piede, vedete?
Ok, lo prendo qua sotto, un po' tutti contorti, così. Da qua, mantenendo il piede preso, levo la gamba da questo buchino, ok? Levo, pa, posa, ok? Quindi da qua, pa. E sempre, se volete, pa, lo facciamo pure in aria, ok? Se volete fare questo qui, pum, saltato, faccio vedere un po' in dinamica solo questo, se i jeans sono un po' dalla mia parte, ma non sono dalla mia parte i jeans. Boom, boom, cla. Ok, questo se lo volete fare in aria. Ve la faccio vedere una volta tutta quanta, piano. Allora, 5, 6, 6. Allora, non vi conto 1, 2, 3, 4 i numeri, ma siccome preferisco che questi passaggi poi riusciate a farli, come posso dire, liberi, ok? È freestyle, ok? Cercando di cogliere ogni passaggio e poi farlo come volete e metterlo su musica come volete, vi conto solo buncia, buncia, ok? 5, 6, 7, 8. Boom, cha, boom, boom, cha, boom, boom, cha, e boom, boom, cha, boom, boom, cha, boom, cha, boom, cha, e boom, boom, cha, e boom, cha, e boom, boom, cha, e a, ta, 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 e ta, boom, boom, cha, boom, boom, cha, boom, cha, boom, ta, ta, ta. Ta 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 ra ta ra ta ta. Ok? La facciamo un po' in dinamica, ok? Sempre senza musica. Mi conto sempre boom cha boom cha. 5, 6, 7, 8. Boom cha boom boom cha boom boom ta e pum pum pa pum pum pa ta boom ta 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 boom cha e boom cha e boom boom ca 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 tu cha ca 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 pum pum ca pum pum ca boom ca boom boom ca boom boom ca boom boom ca ca boom 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 clack. Yes, mettiamo la musica. Ovviamente tutti questi passaggi non è detto che li dobbiate fare per forza tutti collegati, ok? Cercate di prendere i passaggi, magari quelli che vi sono piaciuti di più o non lo so, quello che volete, cercate di prenderli più singolarmente, cercate di ripeterli da una parte e dall'altra, ok? E cercate pure, soprattutto, di renderli vostri, quindi di cercare di introdurre qualcosa di diverso, ok? Un piccolo particolare, un piccolo dettaglio del piede che possa cambiarlo e farlo completamente vostro, ok? Non deve essere soltanto un video in cui voi state imparando qualcosa di nuovo, ma deve essere anche uno stimolo per voi a creare qualcosa di nuovo, ok? Yeah. Let's move on, 'cause it's time to move on. Here comes the machine.